Un'analisi molto critica quella di Domenico Pettinari sulla gestione della sanità abruzzese. Il governo di centrodestra replica gli errori del PD, incalza il vicepresidente del Consiglio regionale. Qualche numero, 80.000 gli ingressi l'anno nel pronto soccorso, questo è il primo dato da analizzare. Non funzionando bene il territorio, quindi distretti sanitari, guardie mediche, purtroppo rete di medici di medicina generale, ambulatori, inevitabilmente l'utenza è costretta ad entrare ad imbuto in pronto soccorso e quindi ci sono migliaia e migliaia, registriamo, di accessi inappropriati di tutto ciò che dovrebbe essere servito al pronto soccorso e dal territorio che ci entra in pronto soccorso. I medici che devono far fronte a un carico di lavoro così importante sono 23, ma ne servirebbero almeno altri 6, mentre gli infermieri sono 70 e gli OS sono circa 40. Una carenza cronica e ormai non più gestibile, i bandi della ASL pare non abbiano sanato la questione. Le barelle in corridoio, le code in accettazione, oltre alle permanenze sempre troppo lunghe nel reparto di emergenza urgenza, rappresentano solo il primo anello della catena. Il personale pronto soccorso non riesce a dimettere i pazienti o a destinarli nei reparti, perché i reparti per carenza di posti letto non ricoverano, quindi il personale non solo ma anche all'esterno, in RSA, in RA, nelle lungodegenze, non ci sono i posti letto, quindi i pazienti che dovrebbero uscire dal pronto soccorso e essere ricoverati stazionano in pronto soccorso per giorni interi e voi immaginate che si crea il caos totale. Addirittura io dico che il pronto soccorso è nuovo e peggio del vecchio, perché nel vecchio c'erano tutte barelle a vista, nel nuovo ci sono angoli, anfratti dove si nascondono queste barelle e il personale non ha la visione complessiva. La struttura è nuova e sono stati impiegati soldi pubblici. A dirla con i numeri, sarebbero oltre 4 milioni di euro i fondi impiegati per rendere funzionale il pronto soccorso di Pescara, con il risultato che alcune criticità sono state riportate spesso dalla cronaca locale. Forse unico caso in Italia, la chiusura del pronto soccorso per alcuni codici di intervento, il dirottamento delle ambulanze a Penne e Popoli. Ecco, io ho fatto un'interpellanza al Presidente di Regione e all'assessore regionale De Ri chiedendo di cambiare e di invertire rotta. Facendo cosa? Potenziando il territorio, facendo davvero funzionare e riaprendo le guardie mediche che sono chiuse e soprattutto aumentare i posti letto per destinare e ricoverare soprattutto i nostri anziani, la cronicità nelle lungo le aziende RSA. Se non si risolve questo problema sarà una tragedia totale.